ultima edizione del nostro telegiornale. Buonasera, ben ritrovati con l'informazione di Telemolise. Silvio Berlusconi torna a parlare a Telemolise. L'intervista è stata rilasciata al nostro direttore Emanuela Petescia. Se vinco io ci saranno meno tasse e più consumi, ha detto il Cavaliere, che poi ha attaccato la sinistra. Il programma di Bersani, ha detto Berlusconi, è fatto di minacce agli italiani. Ma sentiamo. Presidente Berlusconi, lei in diverse occasioni ha ribadito che il voto dato ai partitini è inutile e dannoso. Perché? Perché i piccoli partiti, tutti, sia nel centrodestra che nella sinistra, non li ho mai visti agire pensando all'interesse comune. Agiscono sempre e comunque pensando al loro interesse particolare, che si identifica quasi sempre con l'ambizione politica dei loro piccoli leader. Quindi io continuo a dire in questa campagna elettorale agli elettori del centrodestra: votate per il più grande, assolutamente il più grande movimento politico del centrodestra, cioè per il Popolo della Libertà. Febbraio 2013, quali sono i motivi oggi validi per spingere e convincere gli italiani a votare il PDL? Sono esattamente gli stessi motivi che valevano nel febbraio di tutti gli anni precedenti, e cioè noi rappresentiamo i moderati e ci contrapponiamo alla sinistra che viene dalla tradizione comunista. La sinistra, attraverso il suo leader Bersani, ha detto le cose che intendono fare, le cose principali del programma. E io, guardandole una dopo l'altra, mi sono accorto che sono tutte minacce. Lui ha detto: faremo una patrimoniale. La patrimoniale è suggerita dalla CGIL, è una patrimoniale per cui la CGIL ha fatto anche un numero, 40 miliardi, per ricavare, mettendo un'imposta su tutti i risparmi degli italiani, mobili e immobili, 40 miliardi. Bisogna veramente dare una mazzata in testa a tutti. Seconda minaccia, manterremo l'IMU. Quindi il programma della sinistra è fatto di minacce, abbiamo capito. Se vincesse il Popolo della Libertà, potrebbe dire agli italiani, se la sentirebbe di dire agli italiani che il tempo dei sacrifici sta per finire? Io sono portatore di un programma che abbiamo depositato e che stiamo cercando di spiegare agli italiani, che prevede un'inversione totale della politica di austerità applicata da questi tecnici, che è stata fatta di più tasse e di riforme sbagliate come quella del lavoro. E dicendola in termini molto semplici, noi ricorreremo alla ricetta liberale che è nota in tutto il mondo come equazione del benessere, che dice così: meno tasse sulle famiglie, meno tasse sulle imprese, meno tasse sul lavoro, uguale più consumi, più produzione, più posti di lavoro, uguale maggiori entrate nelle casse dell'erario, e così lo Stato si ritrova ad avere più soldi anche per aiutare chi è rimasto indietro. Quindi questo è ciò che noi promettiamo agli italiani, e lo promettiamo con conoscenza di causa, avendo avuto la possibilità di stare al governo per quasi 10 anni, purtroppo impediti in molte cose dai piccoli partiti. Quindi ritorno sulla sua prima domanda e dico ai cittadini italiani, agli elettori italiani: non frazionate il vostro voto. Non è soltanto un voto inutile, è soprattutto un voto dannoso. E continuiamo con la politica, la visita a Campobasso di Piero Fassino, sindaco di Torino e figura di vertice del Partito Democratico. Fassino ha parlato di economia, di necessità di rafforzare le politiche per il lavoro. È il momento della svolta, ha detto. Ma sentiamo Giovanni Minicozzi. Prima a Campobasso e poi a Termoli, il sindaco di Torino, Piero Fassino, è arrivato nel Molise per sostenere i candidati del PD al Parlamento e l'aspirante presidente della Regione Paolo Frattura. A fare gli onori di casa, nell'affollata sala dell'Hotel Rinascimento,
sono stati il capolista alla Camera, Danilo Leva, e quello al Senato, Roberto Ruta. Si è rivisto anche Augusto Massa, che ha introdotto i lavori puntualizzando, però senza peli sulla lingua, la sua posizione. Eleggeremo Leva e Ruta al Parlamento e conquisteremo anche il governo della Regione con Paolo Frattura, ha detto Massa. Ma sia chiaro, ha precisato tra gli applausi, noi difenderemo la sanità pubblica a tutti i costi. L'avviso, neanche troppo velato, è stato spedito così ad alcuni alleati del PD verso i quali Massa ha sempre manifestato un atteggiamento dubbioso. Convinto della svolta in Italia e nel Molise, anche Piero Fassino. Il PD è il partito che può guidare l'apertura di una stagione nuova in questa regione. Non ci sono uomini per tutte le stagioni e Michele Iorio e il suo modo di governare ha fatto ormai il suo tempo. Il Molise ha bisogno di un cambiamento vero, di una classe dirigente nuova e gli elettori hanno la possibilità di farlo votando per cambiare, voltare pagina e chiudere un ciclo politico e aprirne uno nuovo. Ma alla Regione funzionerà un'alleanza così ampia? Credo di sì, naturalmente la condizione perché le alleanze funzionino è che il PD sia forte. Quanto più forte il PD, tanto più l'alleanza sarà stabile. Gli italiani e i molisani sono stanchi della crisi e dei sacrifici. Che promette il PD su questo? Tanto il PD non promette, il PD ha un programma che è quello di far uscire questo paese dalla crisi, restituire all'Italia quella stabilità economica, sociale e politica che da lungo tempo non ha, per responsabilità prima di tutto della destra e di Berlusconi. Se l'Italia ha conosciuto una crisi ben più grave di altri paesi è perché chi ha governato negli scorsi anni non è stato capace di affrontare la crisi e gestirla. Anche per questo è necessario che finalmente si apra una stagione nuova in Molise e una stagione nuova in Italia. E davanti all'assemblea di tutti i dipendenti dell'ITR e alla presenza del patron Antonio Bianchi, 4 candidati presidenti su 6 hanno detto la loro sui futuri possibili impegni della regione nei confronti della più grande industria tessile della regione. Enzo Di Gaetano. Certamente una novità, ma anche un grande segnale di apertura ai problemi reali del mondo produttivo e occupazionale della nostra regione. L'incontro tra i lavoratori ITR e i candidati alla presidenza della regione, organizzato da Emilio Izzo, candidato alla regione di Rivoluzione Democratica, è stata l'occasione per dirsi tutto e francamente, senza perifrasi e frasi di convenienza. È stata anche l'occasione per Bianchi e Iorio di superare quell'aspro confronto che li ha visti contrapposti negli ultimi giorni. L'intenzione di tutti è quella di salvaguardare l'enorme patrimonio professionale e occupazionale dell'ITR e tutti e 4 i candidati presenti, Iorio, Frattura, De Lellis e Colella, hanno convenuto sull'esigenza, nella prossima legislatura, di dare una svolta di metodo e contenuti alla politica di sostegno industriale della regione. In particolare Paolo Frattura ha parlato di un nuovo approccio fatto di efficienza e accompagnamento tecnico che la regione dovrà adottare. De Lellis ha auspicato che il personale dell'ITR resti unito e compatto. Le divisioni vanno evitate. Bianchi, dal canto suo, ha ribattuto puntualmente quanto già detto e scritto. La regione deve fare di più, deve farlo più in fretta e deve sostenere attivamente il contratto di sviluppo presentato dall'ITR al Ministero. Alla Regione l'ITR chiede una politica a sostegno delle imprese, di tutte le imprese del Molise, ne sono rimaste poche, quindi spero che il nuovo governatore faccia una politica economico-industriale molto importante. E Iorio non ha mancato di rispondere chiarendo quanto fatto dalla Regione, dando la buona notizia che la Fimolise ha già dato semaforo verde per un sostegno finanziario a breve termine, ma impegnandosi anche a velocizzare le procedure burocratiche eccessivamente farraginose della Regione. Io sono dalla parte dei lavoratori e dell'azienda. A me poco importa la polemica con l'attuale gestore e proprietario. Sono sicuro di essere pronto a fare tutto quello che è necessario per salvaguardare la storia di questa produzione molisana e del Made in Italy. E quindi non sono né in imbarazzo né ho difficoltà, perché ho le idee chiare su cosa si deve fare per il futuro. E spero di poter essere adeguato a trovare le soluzioni come sono abituato a fare, per la verità. Infine Camillo Colella, un imprenditore prestato alla politica che condivide l'impegno a fare di più per le imprese molisane. Sì, in effetti mi rendo conto che questi problemi di questa azienda così importante del tessile, la ITR, che ormai storicamente ha, è giusto aiutarla, è giusto aiutare l'occupazione. È giusto fare delle politiche di sostegno a favore dei lavoratori e a favore dell'imprenditore che è qui
in prima linea con tanto impegno, con tanto sacrificio a combattere queste sfide della concorrenza, perché il problema più grosso è proprio il costo del lavoro e della manodopera. Purtroppo ci rendiamo conto che non è colpa dei lavoratori e assolutamente vanno sostenuti e difesi sia l'occupazione, ma è dovuta proprio a un sostegno che credo che bisogna aiutare questi imprenditori che sono nel Molise, almeno questi che sono rimasti di queste aziende importanti, affinché possano essere più competitivi verso la loro concorrenza nel realizzare le proprie manifatture qui in Molise. Il lavoro al centro della prossima legislatura, è stato questo il tema del confronto organizzato dal Partito Democratico a Termoli, dove è intervenuto anche Enrico Ceccotti del Dipartimento Nazionale del Lavoro del PD. Sono stati snocciolati dati definiti drammatici della disoccupazione in Molise, specie quella giovanile, cercando di affrontare il problema da un punto di vista costruttivo e ponendo le basi perché le istituzioni siano in grado di creare e non dare lavoro. Il dibattito si è spostato anche sul turismo, ancora poco sfruttato sia al mare che in montagna, e sull'agroalimentare. Il Partito Democratico ha chiesto un'inversione di rotta alle imminenti elezioni, sia in Molise che in Italia. Per una giusta regione, questo è lo slogan lanciato da Costanza Carriero, che ha presentato a Campomarino la sua candidatura alle regionali con il Partito Democratico. Manuela Iorio. Diciamo basta 10 anni di Berlusconi e di Iorio, ora vogliamo governare questa nazione, questa regione. Ha esordito così tra gli applausi dei suoi sostenitori Costanza Carriero, che a Campomarino, dove risiede, ha presentato la sua candidatura alle regionali con il Partito Democratico. Mentre su uno schermo scorrevano le immagini del suo impegno nel partito a livello nazionale, Carriero ha illustrato la regione che vorrebbe, a partire dalla riscrittura delle regole della buona amministrazione, ricordando che il candidato presidente Paolo Frattura ha portato la Camera di Commercio di Campobasso al primo posto in Italia. Al secondo punto del suo programma c'è il sostegno alle piccole e medie imprese che rappresentano il tessuto sociale della regione. Vanno aiutate, non foraggiate, ha affermato. E infine una particolare attenzione al sociale, che può diventare occasione di lavoro per i giovani. Voglio cambiare questa regione perché sono convinta che insieme a Paolo Di Laura Frattura, con una buona squadra intorno, avremo la possibilità di farlo, perché credo in determinati valori e perché amo questa regione. E poi c'è lo slogan per una giusta regione. Che non è lo slogan di Bersani, perché lui dice una nazione, un'Italia giusta. Io parlo di una giusta regione, perché laddove c'è equilibrio, correttezza, efficacia, efficienza, economicità, c'è una giusta regione. È un po' diverso. All'incontro, a cui hanno partecipato anche Roberto Ruta e Danilo Leva, candidati rispettivamente al Senato e alla Camera, Costanza Carriero ha anche presentato in anteprima una delibera della Corte dei Conti che, per usare le parole della tesoriera del PD, fa considerazioni da brivido sul rapporto di legislatura di Michele Iorio. Per l'indebitamento di 341 milioni di euro, per i ritardi di pagamento e per l'inefficienza nella gestione di alcune aree. E infine la promessa dell'unica candidata donna in lista con il Partito Democratico a gestire la regione come se fosse un figlio. Continuiamo con la politica. Presentata ad Isernia la lista dei candidati alla regione di Rivoluzione Democratica a sostegno del candidato presidente Antonio De Lellis. Italo Di Sabato, segretario regionale di Rifondazione Comunista, ha illustrato i temi del programma e presentato alla stampa i 4 candidati. Italo Di Sabato, segretario regionale di Rifondazione Comunista, Isernia, per la presentazione dei candidati alla regione di Rivoluzione Democratica. Una proposta di cambiamento per il Molise, Di Sabato. Ma una proposta di cambiamento, soprattutto una proposta di alternativa. Noi vogliamo essere alternativi in questa regione, così come lo siamo a livello nazionale con Rivoluzione Civile, sia alle politiche del centrodestra sia alle politiche del centrosinistra, perché crediamo soprattutto che in questo ultimo anno, dove Berlusconi, Bersani e Casini hanno governato insieme, hanno prodotto un disastro sociale che purtroppo quelle politiche avranno una ripercussione sul territorio regionale. Basti pensare al fiscal compact e alla spending review, politiche che di fatto rappresenteranno ulteriori tagli alla spesa sociale e al welfare. Quindi c'è la necessità oggi di ricostruire una politica dell'alternativa e di ricostruire una vera sinistra, una sinistra fatta di quei soggetti che vivono in prima persona i drammi sociali prodotti da queste politiche neoliberiste. La presidenza dell'Ellis però è una presidenza che coinvolge anche il mondo cattolico, il mondo, diciamo così, del volontariato.
Ma la candidatura di Antonio, che è frutto di una decisione assembleare, è frutto di quel mondo che in questi anni ha lavorato a fianco con quello che noi rappresentiamo come Sinistra Alternativa. Antonio era con me durante le giornate di Genova 2001 a dire no ai potenti della terra. Abbiamo lottato insieme in questi anni in difesa dell'acqua pubblica, contro il nucleare, contro le trivellazioni in mare. Quindi abbiamo rideclinato insieme che oggi questo sistema economico, capitalistico, produce semplicemente povertà ed esclusione. Quindi c'è bisogno di un'alternativa. E insieme stiamo camminando, domandando quotidianamente quale alternativa costruire. E lo verifichiamo a partire dal territorio. Quindi ridare voce a un territorio martoriato sia sul piano ambientale sia sul piano sociale oggi è l'imperativo principale per noi di Rivoluzione Democratica. E su iniziativa del candidato dell'Italia dei Valori Francesco Rossi, a Montaquila si è tenuto un incontro con Paolo Di Laura Frattura. Sentiamo il servizio di Sergio Di Vincenzo. Già consigliere regionale, seppure per un breve periodo, il sindaco di Montaquila Francesco Rossi prova a tornare a Palazzo Moffa schierandosi nella lista dell'Italia dei Valori. Affiancato dai componenti della sua giunta, durante un incontro con gli elettori ha spiegato le ragioni della sua scelta. Ma per un rinnovamento della politica molisana, soprattutto un rinnovamento della nostra regione alla luce di una equità e trasparenza che possa rinnovare seriamente la nostra società con un lavoro, diciamo, di diritto per tutti, con un salario minimo garantito, una sanità efficiente e, diciamo, che rispetti i livelli essenziali di assistenza, cosa che non sempre oggi avviene. All'incontro hanno partecipato anche i candidati al Parlamento Pierpaolo Nagni e Giuseppe Caterina, oltre che il candidato presidente del centrosinistra alla regione Paolo Di Laura Frattura. Rossi ha parlato anche del rilancio dei piccoli comuni. Sicuramente la salvezza è l'associazione, cioè associazione dei servizi, associazione di quelle che sono le caratteristiche della zona. Quindi sviluppando un turismo non limitato ad un solo comune ma ad area. Per esempio noi qui nel Volturno abbiamo una bella area dove lo sviluppo del turismo può essere incrementato. Quindi credo che non sopprimere i comuni ma associarli, aggregarli con i servizi, con la programmazione, con le opere pubbliche, non scollegate tra di loro ma collegate con la raccolta differenziata per aree, con i servizi pubblici aggregati per aree e così tante altre attività. Si riaprano gli impianti a Monte Capraro, lo ha detto anche il candidato al Senato per il PDL Ulisse Di Giacomo. La protesta degli operatori economici e turistici di Capracotta è legittima, ha continuato. Non si capisce come mai la società Funivie Molise non si attivi. La regione ha provveduto al finanziamento, ha detto ancora Di Giacomo. Le carte sono a posto. E allora che cos'è che ritarda l'apertura, visto che la stagione invernale sta per finire? Il danno provocato all'intero Alto Molise, ha sottolineato Ulisse Di Giacomo, è gravissimo e gli operatori economici del settore rischiano il tracollo. E chi risponderà di tutto questo? Si chiede Di Giacomo. Quello di Termoli è un nucleo industriale in declino. La denuncia arriva da Filippo Monaco, candidato alle regionali con Costruire Democrazia. Massimo Romano lancia la proposta per salvare gli insediamenti, togliere le mani della politica dai consorzi. Sentiamo. Il nucleo industriale di Termoli è in declino, di mezzo non c'è solo la crisi ma soprattutto una cattiva gestione. È la denuncia di Filippo Monaco, candidato alla regione con Costruire Democrazia, che ha ricordato le lotte di potere, le spartizioni di incarichi e consulenze che negli anni hanno messo in ginocchio un ente che ormai ha costi elevatissimi e servizi scadenti. C'è stato un lento e inesorabile abbandono delle imprese, ha affermato Monaco, e il COSIB in particolare si è trasformato in un centro di potere economico e soprattutto politico che ha perso di vista l'obiettivo dello sviluppo del territorio. Le aziende vanno via, i costi di gestione del nucleo sono lievitati in maniera importante, i servizi sono diminuiti e quindi, insomma, le aziende guardano ad altri, come posso dire, mercati in maniera più interessante. E questa è una grossa sconfitta per noi, perché poi purtroppo certe situazioni si sono
aggravate nel corso di questi anni e hanno riguardato, come posso dire, l'utilizzo del COSIB in maniera pedestre, per usare un eufemismo, perché sono stati elargiti i gettoni di presenza in maniera importante, anzi vergognosa. Insomma, si va nella direzione esattamente opposta a quello che le aziende chiedono. Fra un poco ritengo che, se continuerà di questo passo, saranno costretti chi guiderà il COSIB a pignorare gli immobili per pagare i dipendenti, perché non ci saranno più soldi nemmeno per pagare i dipendenti. Per invertire la rotta bisogna razionalizzare le spese e incentivare le imprese a insediarsi sul territorio. Ma soprattutto, come ha spiegato il candidato presidente Massimo Romano, bisogna togliere la politica dai consorzi industriali, che vanno riaffidati ai professionisti. Da qui la proposta per un'unica agenzia di sviluppo regionale, che relazioni da un lato con gli uffici dei nuclei industriali e dall'altro con la regione per gli investimenti di carattere privato. C'è poi la necessità di dirottare finanziamenti pubblici verso le piccole e medie imprese, di pagare i creditori della pubblica amministrazione, e infine di far sì che Fimmolise non sia più il bancomat degli amici, ha affermato Romano. Come si salvano i nuclei industriali? Esattamente come si salva la regione, togliendo le mani della politica dalle attività d'impresa, dalle imprese e dalle poltrone pubbliche. I nuclei industriali si salvano solo a condizione che ritornino a fare gli obiettivi per i quali erano nati, e cioè prestare servizi alle imprese, non per dare una consulenza o una poltrona agli amici o ai trombati politici di turno. L'amministratore unico della Civitas SRL, Luca Di Domenico, ha voluto fare alcune precisazioni riguardo all'intervista rilasciata alla nostra emittente dal presidente della provincia di Campobasso, Rosario De Matteis, sul tema della costruzione della centrale a biomasse a Campochiaro. Ritengo utile ricordare al presidente De Matteis, ha dichiarato Di Domenico, che l'ente provinciale da lui guidato è stato presente alle conferenze dei servizi del 12 gennaio e del 1 marzo 2012 e non è mai stata messa a verbale alcuna posizione contraria dell'ente stesso. Inoltre la provincia, ha proseguito, avendo competenza sulle emissioni in atmosfera, si è espressa con parere favorevole all'impianto. Come il presidente De Matteis saprà, senza questo parere vincolante per la tipologia di iter autorizzativo, la regione Molise non avrebbe mai potuto autorizzare la costruzione e l'esercizio dell'impianto, ha concluso Luca Di Domenico, il quale fa parte di un progetto di valorizzazione delle biomasse forestali pienamente legittimo ed integrato con il contesto ambientale di riferimento. Cambiamo argomento. La Federazione Italiana Scuole Materne ha stilato un documento da inviare a tutti i candidati e presidenti alla presidenza della regione, perché prendano consapevolezza di un problema che a breve potrebbe coinvolgere 1.800 famiglie molisane. A causa del taglio dei fondi, il servizio di scuola materna potrebbe non essere più garantito alla fine di quest'anno scolastico in molti centri molisani. Sentiamo. 1.800 famiglie molisane rischiano di non poter più contare sul servizio di scuola materna alla fine di quest'anno scolastico. A rilanciare l'allarme è la FISM, Federazione Italiana Scuole Materne, che già aveva sollecitato mesi fa le istituzioni ad occuparsi del problema, ma a quanto pare l'invito del presidente regionale Mario Santella è caduto nel vuoto. Dopo che il governo regionale ha deciso di tagliare di un 75% i fondi previsti per il sostegno e il funzionamento delle attività educative, i coordinatori didattici hanno convocato la riunione degli istituti di infanzia per stilare un documento da inviare ai candidati governatori per sensibilizzarli sulla questione. Questo perché la vicenda potrebbe avere non solo forti ripercussioni sul piano occupazionale, ma anche su quello sociale, visto che 1.800 famiglie si vedranno impossibilitate a poter usufruire di un servizio così importante per il futuro dei loro bambini. La regione Molise ha messo in atto un grave comportamento, disse già Santella mesi fa. Venendo meno gli operatori delle materne, il peso ricadrà inevitabilmente sui genitori, presente la Federazione Italiana Scuole Materne, genitori che saranno costretti a provvedere in prima persona alle esigenze dei bambini, dalla manutenzione delle aule fino all'acquisto della cancelleria. Facile immaginare che ad essere penalizzati saranno soprattutto i centri più piccoli della regione, dove gli asili rappresentano le uniche realtà vitali dei paesi ormai quasi disabitati.
È andata a fuoco nel primo pomeriggio di oggi una pala eolica che si trova nel territorio al confine tra Ururi e San Martino. A notare le fiamme e il denso fumo nero sono stati proprio i residenti della zona che hanno chiamato i vigili del fuoco che sono intervenuti da Termoli e da Santa Croce di Magliano. L'incendio non ha avuto conseguenze ma solo danni proprio all'impianto alimentato dalla forza del vento. Alla base del rogo con molta probabilità un cortocircuito. Saranno ora gli uomini del 115 a individuare la causa delle fiamme che hanno attirato la curiosità dei passanti. Ed è uscito dal carcere il 34enne che lo scorso 30 gennaio avrebbe tentato di strangolare il padre. Per lui il GIP del Tribunale di Larino, Aldo Aceto, ha disposto l'obbligo di dimora nel comune di Ortona, dove l'uomo risiede. Al giudice il 34enne ha raccontato la sua versione dei fatti e ha ammesso di attraversare un momento difficile. Inoltre ha manifestato la volontà di intraprendere un programma di riabilitazione ad hoc. Ed ora andiamo a Campo di Pietra, dove è stato avviato un progetto scolastico sulla dislessia, un disturbo dell'apprendimento. L'iniziativa coinvolgerà vari comuni. Giuseppe Lanese. La dislessia è una difficoltà che incide sulla capacità di leggere e scrivere in modo corretto e fluente. Ne soffre il 3-4% degli studenti di elementari e medie. È un disturbo ancora poco conosciuto, ma le scuole si stanno attrezzando per informare le famiglie sul problema e su come poter intervenire. In Molise è molto attiva l'Associazione Italiana Dislessia. Con l'aiuto dell'ufficio scolastico sono diverse le iniziative e i progetti messi in campo sul tema. È stato anche attivato un master universitario per gli insegnanti. A muoversi sul territorio sono anche le singole scuole, come l'Istituto Comprensivo Madre Teresa di Calcutta di Campo di Pietra, che ha deciso di avviare un progetto sulla dislessia insieme a famiglie e istituzioni. La dislessia spesso dietro presenta un quoziente intellettivo, il cosiddetto QI, che è superiore a quello degli alunni normali. Quindi parliamo di ragazzi potenzialmente validi o validissimi, solo ai quali bisogna chiedere quello che possono dare. Un esempio che faceva un professore in un corso di aggiornamento sulla dislessia: se io chiedo a un bambino o a un uomo che non ha le braccia di prendere un vaso e metterlo su un armadio, questa azione è impossibile. Così sono alcune richieste che, diciamo, il docente che non sa di avere un alunno dislessico potrebbe fare a quest'alunno. Il progetto è stato diviso in tre fasi. La prima riguarda lo screening sul territorio dei casi accertati di dislessia. Al momento sono una decina. Sarà realizzata anche una pubblicazione con i temi scritti dagli alunni. Infine saranno avviate iniziative di sostegno allo studio attraverso software specifici. L'idea iniziale è partita dai genitori degli alunni. Per dare un'informazione, io spero, a 360 gradi, a tutti, chi ha il bambino dislessico e chi non lo ha. Quindi nasce per questo, per un'informazione. L'iniziativa è stata presentata durante un incontro a Campo di Pietra e toccherà anche i comuni di Riccia, Iersi, San Giovanni in Galdo e Toro. Complessivamente sono circa 10 i bambini che sono attualmente interessati dal progetto e che oltre ad essere coinvolti nella realizzazione di questo volume, questa raccolta di temi, seguiranno anche verranno coinvolti anche in altre iniziative da parte delle amministrazioni comunali. Un importante contributo economico alla ricerca sulla leucemia è stato consegnato da un'associazione dedicata a Nazario Caranci, un giovane di Cantalupo scomparso prematuramente. Sergio Di Vincenzo. Ancora una volta i cittadini di Cantalupo e dei paesi vicini si sono resi protagonisti di un grande gesto di solidarietà. Hanno raccolto 25.000 euro per sostenere la ricerca e sconfiggere una volta per sempre la leucemia. La raccolta di fondi è stata organizzata dal Comitato per la Vita attraverso la sezione molisana dedicata a Nazario Caranci, un giovane di Cantalupo scomparso prematuramente. Questa iniziativa è nata proprio grazie a mio fratello, che purtroppo non c'è più ma è comunque sempre con noi. Lui ha avuto una malattia che è la leucemia e nulla, purtroppo, ripeto, l'abbiamo perso, e da questo è nata la nostra volontà di costituire questo comitato e dare aiuto a quelle persone che spero di non arrivare mai a questa situazione, ma qualora arrivassero hanno un punto di riferimento qui in Molise che siamo noi.
L'assegno è stato consegnato al presidente nazionale del Comitato per la Vita. Il Comitato per la Vita Daniele Chianelli è nato per sostenere la cura e la ricerca delle leucemie di tumori adulti e bambini. Questi soldi saranno destinati a sostenere la ricerca perché la ricerca è l'unica arma possibile che abbiamo per debellare definitivamente queste malattie. Voglio ricordare praticamente che abbiamo una struttura di 30 appartamenti, un residence, dove ospitiamo senza far pagare nessun costo di affitto i malati e i loro familiari che vengono a Perugia per effettuare il trapianto di midollo osseo. Grazie ai tanti esperti intervenuti all'incontro che si è tenuto all'auditorium del Santuario di Castelpetroso, si è parlato anche dei progressi compiuti dalla ricerca e delle nuove prospettive sul fronte della lotta alla leucemia. Già con la chemioterapia, la radioterapia e il trapianto di midollo osseo, circa il 60% dei pazienti con tumori ematologici può essere guarito. Però l'importanza della ricerca è proprio guardare a quel 40% di pazienti che ancora, nonostante si utilizzino queste procedure, non riesce a guarire la malattia. E qual è il futuro? Il futuro è quella che noi chiamiamo oggi medicina molecolare, cercare di capire quali sono i difetti del DNA specifici di un dato tumore, in maniera tale di avere nuovi bersagli terapeutici e diagnostici. E questa è la via del futuro. Il consigliere comunale di Campobasso di Costruire Democrazia Michele Durante ha criticato la cementificazione delle aree cittadine destinate al verde pubblico. La normativa per le autorizzazioni edilizie è poco vincolante, ha spiegato. Lo dimostra il caso del master plan e le colate di cemento in zone agricole destinate a verde pubblico. Durante ha poi parlato di incapacità progettuale dell'amministrazione. Ci sono 2 milioni di euro, ha sottolineato, destinati al contratto di quartiere San Giovanni, fermi al Ministero alle Infrastrutture. Bisognerebbe metterli in una contabilità speciale e utilizzare i fondi attraverso lo IACP. Inoltre, per Michele Durante, la legge regionale sul piano casa aumenta a dismisura le cubature per le zone agricole e per il verde pubblico. Serve una legge seria, ha concluso il consigliere comunale di Costruire Democrazia, come quella che presentò Domenico Di Lisa in consiglio regionale un po' di tempo fa, ma da allora non se n'è più parlato. La dea bendata bacia il Molise a Ripalimosani, un uomo ha vinto 42.500 euro al 10 e l'8 con una giocata da 2 euro. Il fortunato giocatore ha indovinato 8 numeri su 8 alla lotteria istantanea. La vincita, registrata in una ricevitoria di Contrada Taverna del Cortile, è la più alta di sempre in questo gioco. E domani al liceo scientifico di Isernia in programma l'Open Day, la manifestazione organizzata per far conoscere l'offerta formativa dell'istituto ai ragazzi che si apprestano a frequentare le scuole superiori. Gli studenti e i loro familiari saranno ricevuti dalle 15.30 alle 18.30. E questa è l'ultima notizia di quest'ultima edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguito. A tutti voi una cordiale buonanotte.